regalo che vi faccio oggi con questi panorami spaziali. E questo è Soul! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video che altro non è che la continua del video riguardante le 5 cose che più amo del mio CPR. Doveva essere un video in realtà riferito alle 5 cose che odio, ma ho deciso di fare un video in cui elenco altre 4-5 cosette che in realtà amo. E partiamo appunto dal discorso della BS che già avevo affrontato prima. E parlando appunto di frenata, la metto anche tra i pregi più importanti, perché non so se è la versione ABS, perché quella non ABS non l'ho provata, però devo dire che l'impianto frenante con le pinze d'attacco radiali, la pompa radiale, quindi non assiale Nissi, è di tutto rispetto. Ovviamente magari non ci posso andare in pista, però la frenata, ragazzi, è un qualcosa di sbalorditivo, perché combinata anche al CABS, quindi alla frenata combinata, ciò significa che quando pinzo oltre un certo livello di pressione, la leva di avanti sia anche la leva di dietro. Maledetti moscerini! La frenata viene gestita elettronicamente, ciò significa che se pinzo un po' di più davanti mi parte anche un po' di frenata pure dietro, e viceversa se pinzo tanto dietro mi frena anche leggermente un po' davanti. Questo per far sì che durante la frenata la moto sia il più stabile possibile. In una situazione di frenata di emergenza la moto lo fa automaticamente, quindi io posso pinzare soltanto davanti o soltanto dietro, la moto frenerà con entrambe le ruote senza che io faccia nulla e gestirà automaticamente la pressione di frenata. Quindi diciamo che oltre all'ABS, avere l'ABS combinato è anche un qualcosa in più, e devo dire che io mi ci trovo abbastanza bene, perché probabilmente questa è anche una delle cose che la rende davvero molto molto agile anche in ingresso curva, perché io cerco sempre di fare un po' di trail braking, ossia arrivo in frenata fino a metà del punto di corda di solito e man mano rilascio gradualmente il freno, e questo dovrebbe probabilmente anche andare ad aiutarmi ad entrare meglio in curva. Diciamo che tutto questo bell'ambaradan di sistema mi permette di dire che lei frena e ti ferma laddove tu ti vuoi fermare. Non mi è mai capitato che non si fermasse dove preferivo io, quindi frenata veramente promossa. Gli devo mettere soltanto un piccolo difetto, che ogni tanto mi va in avaria l'ABS, perché o prendo qualche avvallamento oppure perché l'olio si riscalda un po' tanto. Questa è colpa mia, perché se mettessi le pinze originali Honda, che costano un occhio e tre denti, mi darebbero anche delle lamelle termoprotettive, diciamo, che non fanno trasmettere tanto il calore delle pasticche anche alle pinze, facendo probabilmente anche riscaldare l'olio in modo eccessivo e quindi mandare in protezione la centralina. Questa è l'idea che mi sono fatto, che devo comunque finire di appurare facendo un controllo con il computer dal meccanico, ma è un qualcosa che già bene o male ho letto sui forum. Quindi andando avanti, oltre alla frenata, devo parlarvi di un'altra cosa molto importante. Ragazzi, questa moto, punto numero 6 delle cose che amo, è veramente parsimoniosa. Cioè io faccio quasi 20 km al litro e non vado in giro come un nonno. È vero che su strada vado tranquillo come vedete, però ogni tanto io le sparatine me le faccio anche. Cioè se vi faccio vedere il consumo medio, eccolo qua, 19,4 km al litro average, e questa è fatta su 56 km, qui sto andando a una velocità di crociera 100, 120, 130, 80, 20 km al litro, e vi garantisco che se spingo al massimo arrivo a 17,5, 17, di meno non scendo. Io faccio quasi 300 km con un pieno, finendomi tutta la riserva magari rimanendo a piedi, però diciamo che fino ai 2,50, 2,40, a me la riserva non mi si accende con un pieno. E vi posso garantire che ci sono naked che consumano molto di più, parlando del mio vecchio Z1000. Quindi promosso il motore anche sui consumi, essendo una sportiva da 180 cavalli. E siamo arrivati al punto numero 6. Punto numero 7, un'altra cosa molto bella di questa moto, che
va di pari passo col discorso dell'agilità e della leggerezza della moto, leggerezza intesa in senso di guida, e la sua facilità d'uso. Perché ragazzi, io vi devo dire che già dal primo giorno che mi ci sono messo sopra, io ero già completamente rapito, mi sentivo veramente a mio agio, già iniziato a spingere tanto dal primo giorno, spingere nel senso che la moto mi faceva capire che la piega la potevo fare, che stava in curva come doveva stare e che frenava come doveva frenare, quindi mi ha messo subito a mio agio. Quindi punto numero 7, facilità di utilizzo. Se volete passare ad un 1000 sportivo e non avete esperienza e dovete scegliere una sportiva, ragazzi, a mani basse io vi consiglio il CBR, perché è la più comoda, e tra le più comode credo, la più parsimoniosa credo, perché le altre non le ho provate, ma sentendo anche gli altri motociclisti a livello di comodità e facilità tutti mi confermano questa cosa. Quindi questa come prima moto vince a mani basse. E siamo arrivati al punto, quindi numero 6, numero 7, numero 8, un altro ancora, ora vabbè, ho perso il conto. Comunque c'era un'altra cosa di cui volevo parlare, abbiamo detto la frenata, la parsimonia del motore, quindi consumi bassissimi, la facilità d'uso. Io veramente non ho parole per descrivere la bontà di questo progetto. Per quanto riguarda il punto numero 10, proprio perché voglio completare la lista, ne voglio mettere un altro, ragazzi, è il sound, perché questa moto ha un sound davvero bello. Ora, per carità, tutti i 1000 sportivi hanno un bel sound, ma io personalmente sono innamorato del sound del mio CBR. A proposito di sound, inseriamo adesso questa piccola clip, giusto per farvelo sentire un po'. Proviamo queste Midas oggi con la cera ancora nuove. Beh, devo dire che cera e tutto si comportano bene. Molto, molto agile anche con queste Midas. Bel sound! Ecco di che cosa vi parlavo. Oh, mamma mia, come attaccano bene! Fantastiche per quello che mi ho pagato, voi 145 euro. Guardate un po' che spettacolo, che bello, che regalo che vi faccio oggi con questi panorami spaziali e questo sound. Che è successo? Aspetta che non ho capito cosa è successo. Scendiamo a mattinata e proseguiamo fino a Vignanotica e poi ci prendiamo un caffè e decidiamo? Vadi, vadi! Bello, come piega bene! Mattinata, i suoi bei tornantini stronzi, quanto li odio, che ve lo dico a fare. Con questa vista di mattinata, stamattina, guardate che bello. Mattinata, mattinatella, e che è una pista, mamma, manco ricordo lì, qua che bello.
Adidas, devo dire che fanno il loro lavoro. Per essere i primi 50 km credo di averla già chiusa, di averle già chiuse. Ho trovato un collega con una Hornet, un pantaloncini e scarpette da ginnastica. Ragazzi, non è questo il modo di guidare, assolutamente. Ma per niente proprio, cioè se cadi ti sfracelli. Bene, adesso vi saluto, vi ringrazio tanto, vi invito a mettere un like o un dislike se preferite e vi invito ad iscrivervi se già non l'avete fatto. Buon proseguimento, a un prossimo video. Ciao e grazie. It's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy.